mattino siamo in diretta per i nostri amici. Avevamo preparato, devo dire la verità, la telecamera quasi sul finire della partita contro San Pio. Avevamo in mente, avevamo pensato di intervistarti perché sei stato uno dei migliori in campo. Poi invece quell'infortunio ti ha tolto di mezzo, davvero peccato. Intanto vogliamo sapere come stai, insomma, se ti possiamo, come dire, vedere prima della fine del campionato. Sì, penso di farcela. Purtroppo mercoledì ho subito un brutto infortunio. Si pensava che era più grave del previsto, però grazie a Dio il peggio, diciamo, è passato, quindi bisogna attendere altri esami, però pensavo peggio, dai. Tu hai seguito i tuoi compagni, diciamo che i tuoi compagni oggi hanno dato una grande risposta di carattere. Sì, sapevamo che oggi non era facile, era uno scontro diretto. E gli scontri diretti, se non li giochi con il coltello fra i denti, fai fatica. Oggi abbiamo avuto, come ultimamente, un buon approccio, anche se il primo tempo soprattutto potevamo fare qualche gol in più per chiudere la pratica. Poi il secondo tempo, giustamente, loro, anche se erano in inferiorità numerica, hanno avuto qualche occasione, però poi l'abbiamo saputa gestire e andata bene. È la squadra che probabilmente avremmo voluto vedere negli ultimi minuti di Vasca Lucia, però è chiaro che siete uomini. Sì, purtroppo noi sappiamo che siamo una squadra che, se caliamo la concentrazione e l'attenzione, a volte su 5-4 occasioni riesci a prendere il gol. Purtroppo a Vasca Lucia non siamo stati lucidi e compatti come le altre volte nel finire del secondo tempo. A mio avviso sono due punti persi che nel cammino poi ti pesano. Grazie Pino, e quindi buona guarigione. Grazie, buona serata.